Dottoressa Pesarin, Sì. minori rom all'interno del circuito penale. Beh, io la ringrazio di questa domanda perché in realtà, grazie alla nostra legislazione, all'interno del circuito penale non si fanno delle differenziazioni rispetto all'etnia, al genere, alla religione, all'appartenenza sociale. Si fanno dei percorsi individualizzati rispetto al bisogno del minore o del giovane adulto che il nostro sistema deve accogliere in seguito a provvedimenti che sono stati fatti dall'autorità giudiziaria minorile. E lì ci si imbatte indubbiamente con dei ragazzi che hanno delle storie di vita, delle culture diverse. Noi siamo in un osservatorio, potrei dire, privilegiato, anche se è privilegiato nell'imbattersi nella sofferenza. E quando ci si imbatte nella sofferenza si abbattono anche gli archetipi che generalmente ci accompagnano nel quotidiano. Di fronte si hanno persone che appartengono a culture diverse e dove noi dobbiamo avere la grande abilità, tutti, ma quindi la società, non solo i tecnici e gli operatori, di non aver paura della diversità. Io capisco che questo è un tema molto complesso, soprattutto in una fase storica come questa, frantumata, liquida, senza riferimenti, con crisi economica. Per cui, proprio per un meccanismo di difesa, uno si aggrappa, no, a delle certezze. Se si trova in un oceano con una nave affondata, trovo un pezzo di legno, è mio, non ci faccio salire nessuno. Sapendo che poi forse si è destinata alla solitudine, questo essere sopravvissuto può non servire a niente. È un tema profondo, culturale. Oggi anche il dibattito di oggi affrontava il tema della diversità, che può essere dei rom, ma che può essere per chi ha una differenza di genere, per chi ha una religione diversa, ed è una grandissima sfida. Noi ci siamo imbattuti perché dire rom è generico. Per esempio, la nostra rilevazione statistica non fa più una rilevazione se sono rom, ma la fa in base se hanno la cittadinanza o no, quindi se sono stranieri o no. E le politiche vere, non far venire questi ragazzi da noi, sono delle politiche di integrazione e politiche sociali che mancano, perché proprio nei periodi di crisi ci si rifugia in percorsi che non sono di processo e di sistema e ci si sente a posto se si fa ognuno la parte propria, il pezzetto. Io sono una di quelle persone che sostengono che non è vero che i soldi non ci siano, al di là delle contrazioni oggettive della crisi. Noi siamo uno dei paesi più ricchi, ma anche uno dei paesi che ha sperimentato per un suo DNA una capacità di accoglienza che gli altri non hanno. Questo non voglio fare delle discriminazioni, ma lo dimostra il dato che ci dà il risultato della recidiva sul sistema penale. Proprio perché noi abbiamo centrato tutti i nostri interventi sulla persona, noi risultiamo uno dei paesi con una recidiva più bassa rispetto ad altri stati europei. Misurata scientificamente con dei criteri oggettivi, con degli studi durati 10 anni, e affrontare il tema della recidiva è un dovere verso la società perché spendiamo soldi che sono di tutti i cittadini, ma anche valutare l'efficacia del proprio intervento. Bene, noi siamo un paese dove, nonostante forse gli investimenti non massicci sulla prevenzione primaria, rispetto alla Francia e all'Inghilterra, la devianza sta diminuendo. Perché? Proprio perché agiamo sulla persona. Ma basta che agisca il Ministero della Giustizia? No. Io tante volte, quando ero direttore penale, direttore di istituto penale minorile e non attualmente come sono, con una responsabilità molto più onerosa di tutto il sistema e dei 20.000 minori in carico, mi chiedevo: ma ridare la luce a chi non vede e poi avere fuori chi gliela rispegne? Forse non è un maggior delitto? Spesso i giovani d'oggi hanno, come tutti noi, abbiamo bisogno di essere riconosciuti dall'altro, di avere identità. Ma se l'altro non mi riconosce o mi riconosce solo su alcuni miei comportamenti o su alcuni etichettamenti, su alcune categorizzazioni, io rafforzo questa categorizzazione pur di essere riconosciuto dall'altro. E allora, voglio dire, delle politiche di integrazione si fanno costruendo delle reti molto forti,
dove ognuno mette del suo, ma smettendola di essere autoreferenziali e lavorando molto su processi di cambiamento che non diano dei risultati immediati, ma che abbiano un percorso ben definito con degli obiettivi precisi. Tutti ci devono partecipare, perché le gocce fanno gli oceani, ognuno in base alla propria responsabilità. Questo additare l'altro, chiamarsi fuori, trovare il nemico dell'altro non aiuta in un momento così complesso e difficile. Io sono però molto fiduciosa, perché vedete, ecco, questo DNA di questo paese, che comunque ha posto culturalmente al centro la persona, i suoi diritti umani, che fa dibattiti come l'intervento di oggi, la sensibilizzazione, produrrà una maggiore apertura culturale, che non è avere solo dei mezzi di acculturazione, ma la capacità di creare dei sistemi diversificati dove la diversità diventa ricchezza e non disvalore. Una cosa che mi ha colpito del suo intervento è quando lei ha detto che i minori rom spesso diventano la manovalanza della criminalità organizzata italiana. Beh, certo, se io devo avere identità, successo, non ho visibilità, prendiamo gli apolidi, che dopo 18 anni, e ancora ci sono dei ragazzi apolidi, per alcuni rom che vennero, parlo della guerra della Jugoslavia, che hanno la loro tutela fino a 18 anni, poi diventano invisibili, è evidente che bisogna sopravvivere. Io vorrei vedere qualcuno che non ha identità, non ha documenti, non è cittadino di nessuno, deve anche sopravvivere. E se si finisce all'interno della criminalità, siccome le criminalità organizzate si evolvono, e per esempio le 'ndrangheta non spaccia assolutamente, qualcun altro lo dovrà pure fare. E questo significa entrare in circuiti di illicità, come per esempio noi stiamo adottando su Roma una politica, perché il sistema minorile lo consente, di non adottare la misura cautelare, ma se poi queste ragazzine vengono poste a 20 km di Roma, distanti dalle strade, non stanno in carcere, allora voglio dire, quale politica di inclusione si fa? E guardate che la vicinanza è importantissima. Se noi prendiamo dei bambini piccoli e li mettiamo insieme, il bambino non è che va a guardare le differenze di colore o di altro, sono poi gli adulti che inducono alle differenze, alla discriminazione. E allora noi dobbiamo lavorare molto, e questo convegno è molto importante in un periodo come questo, perché il terzo millennio aspetta proprio, ha un compito, quello di rendere effettivi i diritti umani. Noi li abbiamo sanciti, li abbiamo normati, non solo in Italia, anche in Europa, raccomandazioni, trattati, ma io mi chiedo, quando noi vediamo un ragazzino piccolino che ci porta il vassoio nel bar, quindi il lavoro minorile, e non ci meravigliamo, siamo veramente culturalmente dotati di un senso di appartenenza del bene comune, dove i minori, nel loro supremo interesse, riconosciamo che sono portatori di diritti soggettivi e non solo destinatari degli interventi? Penso che siamo ancora molto lontani da questo, ma lavorandoci si può fare, e io ci credo molto che potremmo ancora scrivere pagine interessanti di storia e lavorare per il bene comune, ma tutti insieme, assumendosi la responsabilità e soprattutto spogliandosi di ruoli di facciata, ma rimboccandosi le maniche, perché nei momenti di difficoltà è lì che si vede la capacità di un popolo di governare i processi di cambiamento.